Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati nel mio canale, io sono Tia e siamo qui oggi con questo nuovissimo video. Oggi torniamo con un argomento alquanto particolare e curioso. Come avete letto da titolo, infatti, proveremo ad immaginarci come sarebbe scambiarsi di corpo con una persona del sesso opposto. Inoltre, questa tipologia di video potrebbe diventare una serie a sé stante, qualora l'idea vi piaccia. E mano a mano vedremo, tra virgolette, i poteri più ignoranti degli anime. Poi magari mano a mano aggiungeremo quelli più forti, quelli più deboli, quelli più interessanti, insomma, cose di questo tipo. Per cui vi invito fin da subito a farmi vedere che volete altri video di questo genere, magari raggiungendo i 250 mi piace sotto questo video. In più vi invito a lasciarmi un commento con scritti alcuni dei poteri che vorreste vedere. Detto questo, non mi dilungo oltre. Buona visione! Come primo potere osserveremo quello che possiede un ragazzo di nome Yamada, protagonista dell'anime Yamada-kun e le sette streghe. In poche parole, può scambiarsi di corpo con qualsiasi persona lui baci. In realtà, se vogliamo essere precisi, il potere non è il suo, però incorrerei in troppi spoiler qualora vi dicessi di chi è il vero potere. Per cui eviterò di dirlo, diciamo che lui è quello che lo utilizza più spesso, ma sappiate che non è il suo potere, è di un'altra persona. Però ripeto, è quello che lo utilizza più spesso e quindi lo useremo come esempio, perché se vi dovessi dire la persona che possiede questo potere veramente, vi spoilererei tipo uno degli ultimi episodi, quindi evito, ecco. Un giorno, scivolando dalle scale, cade sopra Shiraiji, una ragazza della stessa scuola. Durante la caduta, le labbra dei due si sovrappongono e avviene lo scambio dei corpi. Al risveglio, Yamada non riesce a capire l'accaduto e nota subito di essere una femmina, al che, ovviamente, da buon maschio, corre in bagno e si spoglia, provocando un fiume di sangue dal naso. Una delle scene più belle mai viste. Comunque, questa è l'infarinatura di base che ci serve per trattare l'argomento di oggi. C'è da sapere inoltre che il ragazzo è in grado, come accennato prima, di scambiarsi con chiunque, maschio o femmina che sia. Però dubito che un maschio sia intenzionato a scambiarsi con un altro maschio e viceversa femmina con femmina. Per questo immaginerei scambi maschio-femmina principalmente. L'ultima precisazione è che il potere non permette di acquisire anche i ricordi della persona con cui ci si scambia. Detto questo, voi cosa fareste in una situazione del genere? Se un giorno, per caso, scopriste di avere questa abilità, quali sarebbero le vostre prime azioni? Mi raccomando, fatemelo sapere con un bel commento. Per quanto mi riguarda, mi scambierei per un semplice motivo, e no, non è quello che state pensando, almeno per ora. Lo farei per capire realmente la vita di quella persona. Tante volte le persone tengono tutto dentro e sorridono all'apparenza, quando magari a casa oppure anche a scuola hanno tantissimi problemi. È il caso anche dell'anime, infatti Yamada piano piano scopre aspetti molto tristi della vita di Shiraiji, che all'apparenza invece sembrava una normalissima ragazza. Per cui mi scambierei per comprendere veramente quella persona e vedere se ha problemi eccetera eccetera. Certo, sarebbe una violazione della privacy alquanto grandiosa, ma ehi, stiamo parlando di un potere di un anime, per cui no problem. Ovviamente non tolgo il fatto che farei le classiche cose da maschio che si ritrova nel corpo di una ragazza. Cioè dai, chi non lo farebbe? Ragazzi o ragazze, non negatelo, tutti lo faremmo. Comunque, oltre a questi motivi, una persona un po' cattiva potrebbe scambiarsi anche solo per causare problemi non a nome suo. Altre persone potrebbero fare questo per barare a delle competizioni. Parlo principalmente di competizioni di tipo intellettuale, in quanto la resistenza fisica e le abilità rimangono quelle dell'individuo reale. Scambiandomi con una ragazza, non vi nego che mi piacerebbe capire come costruiscono le relazioni tra di loro e come vedono i ragazzi. Oltre ai diversi lati positivi, ci sono però anche dei lati negativi. Intanto lo scambio è a due direzioni, ovvero mentre io sono nel corpo della ragazza, quest'ultima si trova nel mio, per cui capite bene che è un'arma doppia taglio. Si potrebbe pensare a mettere fuori gioco il nostro corpo mentre ci si scambia, però mi sembra eccessivo. In più ci si troverebbe non poche volte in condizioni sgradevoli o molto strane. Per esempio parlare con persone che nemmeno conosciamo e doverlo fare come una ragazza. Dover fare i bisogni con metodi alternativi da quelli che conosciamo. Ok, forse questo è vero, ma non dovrebbe essere un particolare problema. Più o meno. Rapportarsi con i genitori di un'altra persona come se fossimo i loro figli. Ricevere gli scherzi e le cose negative che magari quella persona subisce. Di problemi ce ne sarebbero anche con un'abilità del genere. Poi oh, magari si è fortunati e si capita in una ragazza carina o un ragazzo carino con una vita tranquilla e invidiabile. Però di solito le persone felici all'apparenza tendono a non esserlo nella propria intimità. Comunque, dopo questa frase poetica, come ultimo punto voglio trattare questo argomento visto da due persone che si fidano ciecamente l'una dell'altra. Voi sareste, per esempio, disposti a scambiare
cambiarvi di corpo con la vostra fidanzata? Per quanto mi riguarda, penso di sì. E dico penso perché non sarebbe una scelta facile da prendere. In questo modo però si potrebbe sopperire a diversi problemi di coppia, come per esempio la fiducia reciproca. Direi che con uno scambio la fiducia riposta nell'altra persona superi circa il 110%. Inoltre si potrebbero risolvere i problemi del partner. Con questo intendo molto semplicemente anche problemi caratteriali. Facendo un esempio vi potrei citare la timidezza. Tante volte quest'ultima per esempio frena le persone. Detto questo ragazzi, il video giunge al termine. Fatemi sapere la vostra con un bel commento. Per quanto mi riguarda ovviamente farei le cose che tutti i ragazzi farebbero nel corpo di una ragazza. Però mi piacerebbe anche scoprire i problemi segreti di quella persona, in modo tale che poi possa anche magari aiutarla, e anche come si relaziona con le altre persone. Comunque sono veramente curioso di sapere cosa fareste voi, soprattutto da parte delle femmine. Vi invito a lasciare un bel mi piace per supportare il video ed iscrivervi se ancora non lo siete. Un saluto da Tia, ciao!